Tonino fonda l'Italferro Sud, che gestisce in appalto il materiale di risulta dell'acciaieria. Si trattava soltanto di caricare e scaricare questo materiale, facendo figurare più volte l'uscita dall'impianto dello stesso materiale, riusciva a realizzare, insomma, guadagni rilevanti. Ovviamente in questa sua gestione lui non mise a parte i fratelli, i quali si sentirono abbandonati. Si dice che non esista famiglia che al suo interno non veda crescere l'invidia tra fratelli. Tutto normale se mamma e papà fanno gli impiegati. Tutto diverso se in famiglia si litiga per il nuovo traffico proibito. L'eroina. È l'eroina la vera novità degli anni Ottanta. È lei che scalda i cucchiaini dei ragazzi della città vecchia. Tonino il messicano non ne vuole sapere. I suoi fratellastri Gianfranco, Claudio e Riccardo, invece, fiutano il guadagno. In questo periodo proprio comincia questa, diciamo così, divisione tra lui e i fratelli. E su questo i fratelli trovano l'appoggio della madre. Antonio stringe una certa alleanza con il gruppo De Vitis. I fratelli ne mettono su un altro. L'alleanza di Salvatore De Vitis e Tonino Modeo non va giù ai giovani fratelli del messicano, che la vedono come una minaccia. Per questo al primo serio diverbio decisero di ammazzare il De Vitis. La sentenza fu quella di eliminare Salvatore De Vitis, incarico che fu dato a Cicala Gregorio. Il killer è il mandante. Sembra tutto nella norma. C'è un uomo che deve essere ucciso e c'è un killer che lo deve uccidere. Ma c'è un problema. La vittima designata è Salvatore De Vitis, il migliore amico del killer. I problemi diventano due. Se Gregorio esegue la condanna, tradisce il suo migliore amico. Se non la esegue, diventa un infame, un traditore della cosca. Gregorio deve scegliere tra i suoi sentimenti e le regole della sua famiglia criminale. Lui che fece, anziché eseguire l'ordine, non se la sentì di tradire Salvatore, perché Salvatore l'aveva aiutato quando il cicale si trovava in difficoltà e si era un po' abbandonata la droga e l'avevano aiutata a disintossicarsi. Lui aveva, diciamo così, un sentimento di gratitudine nei confronti di Salvatore De Vitis, perciò non ha eseguito l'ordine. Ma non solo non eseguì l'ordine, Gregorio Cicala tornò sui suoi passi e sparò al suo mandante. Capita che l'amicizia sia più potente delle leggi ferree della cosca. Capita che tra revolverate e sangue i sentimenti prendano il sopravvento, perché non ci sono regole e leggi così potenti da ridurre alla ragione l'odio, l'amore o la vendetta. Fu così che Gregorio Cicala fece la sua scelta di campo. Si schierò col messicano e i De Vitis e uccise il suo mandante. Si fecero dei nomi allora, ma anche lì testimonianze nemmeno a parlarne, nemmeno il padre, perché il padre stava lì presente. Ci incamminiamo verso il 1989, che è l'anno più cruento. Qui cominciò il rincorrersi dell'uno gruppo nei confronti dell'altro. La notte del 20 agosto 1989, a Taranto, è la notte dei killer. Il Cicala si è rifiutato di uccidere il suo amico, Salvatore De Vitis. Ma adesso altri killer hanno preso il suo posto. Sono loro che ora hanno il compito di uccidere Salvatore. Sanno che prima o poi andrà a trovare il padre. Ed è lì che l'aspettano.
Paolo De Vitis, che è cosiddetto il melonaro perché c'ha un banchetto di rivendita di meloni nel quartiere Tamburi. Era una persona del tutto estranea alle vicende associative. I due killer vanno si avvicinano a lui e chiedono di Salvatore De Vitis. Il padre ha una risposta piuttosto fredda e seccata, dicendo andatevelo a trovare. Ucciso perché non c'era il figlio lì presente, quindi si decide di eliminare il padre, compiendo un gesto ancora più forte della stessa eliminazione del Vitis. Era un omicidio che fu portato a compimento per sfregio, quale praticamente atto di ostilità, di aperta ostilità nei confronti di Salvatore De Vitis, di suo fratello. Quella notte il quartiere Tamburi è avvolto in un silenzio spettrale. Tutti sanno che per l'omicidio del melonaro arriverà la vendetta. E tutti sospettano che i killer di quell'omicidio appartengano al clan dei fratelli Modeo. Lo sa bene anche Cosima Ceci, la madre dei fratelli. Cosima Ceci era il vero leader della famiglia. Era una donna imponente, anche fisicamente. Molto determinata e molto ben ascoltata. Era una donna assai forte, che non era assolutamente estranea alle attività illecite dei propri figli. Era molto più vicina ai fratelli. Avuti dal secondo letto. Sangue chiama sangue. Ed è ancora Gregorio Cicala che deve vendicare l'assassinio del padre del suo migliore amico. Cicala, Gregorio, era come un familiare di Cosima Ceci. Di entrare la chiama zia Mina e lei non ha difficoltà a farlo entrare anche perché la porta era aperta, stava sfaccendando in casa. Dicendole adesso cominciamo da te, lasciando intendere che hanno un programma delittuoso per far fuori tutti i Modeo. Dopo un'agonia di 8 giorni muore la madre dei Modeo. 6 proiettili calibro 7,65 eliminano per sempre la regista del clan di Claudio, Gianfranco e Riccardo.